Grande, stasera l'ha dimostrato. Come è stato questo chiamato 4 giorni nella stanza? È meraviglioso, si fa pure bene da tutti, veramente è stupendo. E al momento giusto c'ha proprio il cavallo da corsa, il cavallo da palio. Muore tranquillo, ha visto la mossa? Fermo, pronti via, si parte davanti a quelli che sono più famosi. Hai vinto 4 pali da Barbaresco, quindi qualche dote c'è. Allora, prima di tutto c'è la grande ossa, siamo fortunati. Quella me la prendo per me, non lo dirà a nessuno. Quando andrò a persone lo dirò a questo ragazzo qui e a quelli che saranno lui. Ma penso me la tengo per me, è un segreto. Non avere crederci. Anche questo fare a dimostrazione con un cavallo nuovo, un fantino che aveva tanta fame, e una stalla aveva tanta fame, perché questa è sempre fame, si riesce a fare delle cose quasi impossibili, che sembravano impossibili. Era Andrea Luci, avevi lasciato per un momento la stalla, poi sei rientrato quest'anno, ti puoi spiegare come mai? Sì, niente, io a dicembre, Leo e il capitano mi hanno interpellato. E quindi niente, io con lei, avendoci passato diversi pali, più avendo avuto la fortuna di vincercene uno, non gli potevo dire di no. E per me lei è un, diciamo, come un parente molto stretto, mi ha dato tanta mano in tante cose, è un professionista di questa cosa. Io lo seguo e cerco di imparare il più possibile. E niente, mi ha dato questa opportunità e niente, insomma, gli ho detto sì, non ci ho pensato due volte. Andiamo con la gente, ma che libidi ragazzi, io ancora non ci credo. Non ci credo. Pier Andrea l'ha detto fin da quando ce l'hanno dato. Per me gli assomigliava. Se è arrivato, si è visto.